Buonasera, allora nel telegiornale che inizierà fra pochissimo faremo il punto su quanto accaduto ieri al nord, investito, messo in ginocchio da questa terribile ondata di maltempo. Purtroppo, oltre alla conta dei danni, pensate che per la sola Liguria si parla, se si sommano le alluvioni delle ultime settimane, ad almeno 1 miliardo di euro di danni. Bene, bisognerà aggiungere anche il numero purtroppo delle vittime. Ieri vi abbiamo parlato di un pensionato che è stato investito in un comune fuori di Genova dalla furia delle acque, ancora lo stanno cercando, è dato per disperso, ma su di lui ci sono poche speranze. Ebbene, ci sono altre 2 vittime. È accaduto durante la notte quando una frana nel Varesotto ha investito una villetta bifamiliare uccidendo 2 persone che erano all'interno, quindi in 24 ore dobbiamo contare già 3 vittime. Naturalmente quando questo accade scoppiano le polemiche e così ci si rimbalzano sulle accuse reciproche. Le polemiche questa volta sono arrivate fino a Brisbane, in Australia, dove si sta svolgendo il vertice dei paesi del G20. Sentiremo che cosa ha risposto il Premier Matteo Renzi al Presidente delle Regioni, che in sostanza si lamentavano per il fatto che i comuni non possono spendere per mettere in sicurezza, ad esempio, gli argini, perché devono rispettare il patto di stabilità. Sentiremo le parole piuttosto sferzanti di Matteo Renzi. Le notizie in primo piano oggi purtroppo ci portano ancora una volta in Siria per una notizia shock che sarà diffusa dagli jihadisti dello Stato islamico. Ancora uno ostaggio decapitato, è il quinto ostaggio occidentale nelle mani degli jihadisti che è stato sgozzato. Le immagini, come al solito, sono state trasmesse via internet. In queste immagini, che naturalmente non mostreremo, tra l'altro sono state subito ritirate da qualsiasi sito, come giusto che sia, vengono mostrati anche la decapitazione di 15 militari siriani. C'è dell'altro, perché l'Italia ha deciso, lo ha confermato il ministro della Difesa Roberta Pinotti, di inviare in aiuto alla coalizione che combatte contro gli jihadisti islamici almeno 4 Tornado, che avranno però compiti non, diciamo bellici, non bombarderanno per essere precisi, ma verranno utilizzati per funzioni di intelligence. Una cosa che però ha creato qualche polemica in Italia con il Movimento 5 Stelle che dice il governo deve comunque riferire in Parlamento. Poi parleremo del vertice, lo dicevo prima, del G20 che si è svolto in Australia. Vedremo le conclusioni di questo importante summit che però ha vissuto, diciamo, anche le tensioni fra Stati Uniti e Russia per quanto riguarda la vicenda ucraina. Poi, fra le altre notizie, vedremo anche la situazione nelle periferie romane. Sapete degli incidenti, delle polemiche dei giorni scorsi. Oggi il sindaco Marino si è difeso sotto i riflettori, sotto le telecamere, ha incontrato anche una rappresentanza degli abitanti di Tor Sapienza, ma comunque la polemica, la protesta, in questo caso con toni più civili, si è spostata anche in un altro quartiere a sud della capitale, che è l'Infernetto. Ne parleremo fra poco. 30 secondi. E poi i titoli del nostro telegiornale. Tra fiumi straripati e frane, il maltempo ha messo in ginocchio il nord. Si contano i danni delle piogge torrenziali che hanno martellato Liguria, Lombardia e Piemonte. A Genova continuano le ricerche di un uomo travolto dalla piena. In provincia di Varese una frana ha travolto una villetta uccidendo 2 persone e da domani è di nuovo allerta. Ed è subito polemica politica sul dissesto idrogeologico e sui nuovi danni. Dall'Australia Renzi punta il dito contro le politiche del territorio. 20 anni da allontanare, afferma, anche nelle regioni governate dalla sinistra, dice. I condoni li fa Roma, replica il governatore della Liguria, burlando. Polemico anche Salvini, mentre Grillo va all'attacco. L'Italia sta sprofondando nel fango, mentre questi fanno le riforme che ci chiede l'Europa. L'obiettivo dei grandi paesi del mondo è arrivare ad una crescita del 2,1% entro il 2018, è quanto si legge nella conclusione del vertice del G20 di Brisbane, una riunione che lascia una scia di tensioni, da guerra fredda fra Occidente e Russia, con Putin che ha lasciato in anticipo il vertice e tutti i leader mondiali che hanno chiesto a Mosca di allentare le pressioni sui confini ucraini.
Nuovo orrore dello Stato Islamico. Gli jihadisti hanno decapitato un altro ostaggio statunitense. L'operatore umanitario Peter Cassidy, rapito il 1 ottobre di un anno fa in Siria. La famiglia chiede ai media di non fare il gioco dei rapitori diffondendo il video. Forse ferito in un attacco aereo il boia, il jihadista con l'accento britannico. 5 Stelle all'attacco dopo la notizia del prossimo invio di 4 Tornado dell'aeronautica italiana in supporto alle operazioni contro lo Stato Islamico in Iraq e in Siria. I grillini della Commissione Difesa di Montecitorio accusano il Ministro della Difesa Roberta Pinotti di aver bypassato il Parlamento. I nostri aerei fanno solo ricognizioni, replicano fonti militari. Buonasera dal TG della 7, dunque il maltempo sta concedendo una pausa, pare una breve pausa purtroppo al nord, colpito ieri da piogge, lo sapete, esondazioni, frane, soprattutto in Liguria e in Lombardia, e purtroppo ai danni inevitabili bisogna aggiungere anche le vittime. Questa volta è accaduto in provincia di Varese, dove una frana ha investito una villetta uccidendo 2 persone. E ora a Laveno Mombello, questo è il paese dove è avvenuto il fatto, si parla di una tragedia annunciata. Una giornata di tregua nella guerra di novembre contro il maltempo, prima di ricominciare domani con l'arrivo di un'altra perturbazione, la quinta del mese, con acqua forte sul centro-nord e una nuova ondata di Piana del Po. Solo ieri sera, poco prima di mezzanotte, le ultime 2 vittime. Stavolta nella roulette russa di piogge, smottamenti ed esondazioni è toccato al Varesotto. A Laveno Mombello, nella frazione Cerro, sul Lago Maggiore, una frana ha travolto una villetta e ha ucciso un pescatore in pensione, Giorgio Lovati, 70 anni, insieme con la nipote acquisita, una ragazza, 16 anni, Adriana De Penamoia. Stavano dormendo quando la terra si è staccata dalla collina ed è entrata nelle camere da letto. I familiari si sono salvati perché erano in un'altra stanza a vedere la televisione. La procura di Varese ha acquisito la documentazione sui lavori fatti in passato sulla collina e potrebbe aprire un'inchiesta per omicidio plurimo colposo. I vicini hanno raccontato che la famiglia era preoccupata per gli altri smottamenti che si erano già verificati. Per questo in paese si parla di tragedia annunciata. In Lombardia oggi l'allarme è rientrato dappertutto. Milano ha fatto i conti con la crisi di ieri che potrebbe costare 50 milioni di danni. Il Seveso, uscito dai tombini per la seconda volta in 4 giorni, la nona dall'inizio dell'anno, con i quartieri a nord della città allagati. Anche il Lambro è sondato. Blackout elettrici e delle linee telefoniche che per tutta la notte hanno messo fuori uso anche il centralino del 118. Mezzi pubblici interrotti. La metropolitana ha ricominciato a funzionare a pieno regime solo nel pomeriggio. In Piemonte, frane nel Biellese, con oltre un centinaio di persone evacuate. Ad Alessandria è una catastrofe, aveva detto ieri il sindaco. L'allerta è rientrato, ma gli sfollati sono 150 e nell'Ovadese ci sono 7.000 persone senza acqua. Si indaga sulla rottura di un argine al quartiere San Michele, quasi certamente provocata da un agricoltore privato per salvare i suoi campi, allagando quelli sull'altro lato del fiume Tanaro. La collina di Gavi smotta ancora. La pioggia di ieri ha causato un'altra ondata di piena sul Po. Domattina è previsto che passi da Piacenza 8 metri sopra il livello idrografico. Ieri sarà fermata a 7,5 e poi martedì scenderà verso l'Emilia. Nei comuni della Bassa Reggiana oggi sono state aperte delle falle negli argini per un deflusso controllato dell'acqua e martedì e mercoledì saranno chiuse le scuole. Domani, oltre alla Liguria centro-orientale, le piogge forti interesseranno Alto Piemonte, Lombardia, Nord-Est e regioni centrali tirreniche. Poi dalla serata il maltempo scenderà verso sud. E la situazione è pesantissima anche e soprattutto in Liguria. I danni delle ultime 4 alluvioni ammonterebbero a circa 1 miliardo di euro. La prima bara di zinco accartocciata, i vigili del fuoco la tirano su a quasi 1 chilometro a valle del cimitero di Bolzaneto. Ce ne sono altre, almeno una 70 come queste. L'ossario è venuto giù in questo rio affluente del Polcevera, insieme a un pezzo del muro del Camposanto di Bolzaneto. Le salme ormai saranno già arrivate in mare, racconta uno di loro. Succede anche questo a Genova, la furia dei fiumi gonfi d'acqua porta via di tutto con sé. Come il corpo del pensionato 67enne caduto in un altro piccolo affluente del Polcevera.
Polcevera mentre cercava di spostare la sua auto a Mignanego. La carcassa è ancora lì, incastrata tra le rocce. Dell'uomo ancora nessuna traccia. Ma è risalendo tutta l'alta valle che ci si rende conto della devastazione provocata dai piccoli rigagnoli trasformati in fiumi dalla pioggia e dall'acqua che il terreno non riesce più ad assorbire. Ce ne sono migliaia in tutta la Liguria e passano, di solito innocui, in mezzo alle case. Busalla, in Valle Scrivia, il torrente Migliarese passa interrato in un tratto sotto il paese di 5.000 abitanti. Ieri mattina, in meno di mezz'ora, un'onda alta 1,5 metri ha travolto la piazza del centro. Si accumulano tronchi d'albero, rami e detriti, si spala il fango dagli androni di casa. Se mio figlio non mi tira fuori che avevamo messo la tavola, ci rimango secca qui dentro. L'avevo qua l'acqua, la vede dov'è? Ecco, me l'hanno tirato fuori, non riuscivamo neanche a allontanarci di qua. Il sindaco cosa fa? Perché ne pulisce i fiumi? Credo che siamo arrivati ad almeno 1 miliardo di euro di danni, dice il governatore Burlando. È il conto finale di 4 alluvioni che hanno devastato la Liguria nell'ultimo mese e include i danni ai negozianti, alle aziende, alle opere pubbliche. La regione è riuscita finora a stanziare 40 milioni, ma solo per rimborsare i commercianti messi in ginocchio dall'esondazione del Bisagno ad ottobre. E da stanotte una nuova perturbazione incombe sul Golfo del Tiguglio e la Spezia. E inevitabilmente, come sempre accade, arrivano le polemiche politiche con il consueto scarica barile, polemiche che arrivano fino in Australia, dove si trova il nostro Premier che partecipato al G20 di Brisbane. Sentiamo. Ci sono 20 anni di politiche del territorio da rottamare, anche in alcune regioni del centro-sinistra. Dall'Australia Renzi parla del dissesto idrogeologico italiano nei giorni delle alluvioni e delle tragedie al nord. Polemico con i governatori anche della sua parte, il Presidente del Consiglio. Ricorda di aver istituito tra i primati a Palazzo Chigi un'unità di missione contro il dissesto del territorio. Da Genova, capitale del maltempo, replica il Presidente della Liguria Claudio Burlando. Il problema del territorio, sostiene, è legato anche ai condoni edilizi. Non li ha fatti Renzi, non li abbiamo fatti noi. Sono stati fatti a Roma, 3 condoni in 30 anni. La responsabilità per quanto è successo è di tutti, distribuisce le colpe il governatore lombardo della Lega, Roberto Maroni. Adesso bisogna intervenire per risolvere i problemi. Renzi ha un'occasione per dare una risposta concreta, fare quello che il governo si era impegnato a fare e non ha fatto. Mentre Renzi gioca con i koala in Australia, mezza Italia è sott'acqua, polemizza il segretario della Lega Matteo Salvini, che condivide la proposta del presidente del Piemonte Chiamparino di togliere dal patto di stabilità le risorse usate per mettere in sicurezza il territorio. Cavalca la polemica sulle responsabilità Beppe Grillo. L'Italia sta sprofondando nel fango mentre questi fanno le riforme perché ce lo chiede l'Europa. Tra un po' Genova scivolerà in mare, nessuno avrà alcuna responsabilità. La colpa sarà della pioggia. La manutenzione ordinaria non genera maxi tangenti, al contrario delle grandi opere come il Mose o la TAV, non convengono ai partiti. Ma in che paese vivono Renzi e Alfano? In quello delle fate? Hanno una bomba sotto il sedere, morti di pioggia sulla coscienza e fanno solo comizi, scrive il leader dei 5 Stelle. Dall'altra parte del mondo, replicando alle diffidenze degli interlocutori internazionali nostrani e di fronte tra l'altro ai sondaggi che vedono il suo governo per la prima volta in calo forte di consensi, Matteo Renzi alza la voce anche su altri temi. Andremo avanti, promette, si arrenderanno anche i più scettici, dimostreremo quello che siamo in grado di fare. La realtà è più forte dei pregiudizi, la verità più forte delle previsioni negative. È finito il tempo, replica Renzi alle piazze degli ultimi giorni, in cui bastava una manifestazione per mettere in crisi il governo. Dunque abbiamo sentito all'inizio di questo servizio che è andato in onda le parole del Premier Matteo Renzi che parlava a Brisbane in Australia dove si è svolto il vertice del G20 che è stato in parte dominato dalle tensioni USA-URSS sulla vicenda ucraina. Ma vediamo comunque come si è concluso questo vertice dal punto di vista dell'economia. Quali decisioni sono state prese? Si chiama Piano d'Azione di Brisbane e l'hanno firmato i 20 capi di Stato e di Governo delle maggiori potenze economiche ed emergenti del mondo, al G20 appunto australiano. Per alcuni è il libro dei sogni, una specie di Harry Potter della crescita mondiale. Per altri, come dice il premier australiano Abbott, una meta raggiungibile per rilanciare la crescita. Il piano preparato dai ministri dell'economia dei 20 paesi prevede 800 diverse riforme che i firmatari si sono impegnati a fare. Infrastrutture globali, 70.000 miliardi di dollari entro il 2030, aumentare la competitività, liberare il settore privato dalla burocrazia statale,
portare 100 milioni di donne al lavoro. Se si fanno queste cose, dice l'OCSE e il Fondo Monetario, il PIL mondiale salirà di oltre il 2%. Certo, sono evidenti le difficoltà di un piano del genere, oltretutto non vincolante, per stati in recessione come Francia e Italia, che da decenni non riescono a fare neanche un decimo di queste riforme. Per il resto il G20 rimane uno sfogatoio dei problemi e delle crisi mondiali, utilissimo per avere il polso dei dossier che davvero si vogliono affrontare. Uno di questi, complice anche lo scandalo delle agevolazioni del Lussemburgo, la questione delle scappatoie fiscali per le multinazionali. Come dice Obama, vanno eliminate. L'aria che tira è anche di un allentamento dell'austerità, con soddisfazione di Renzi. Più complicato dare giudizi sulla concretezza dei piani di azione, sui cambiamenti climatici e su Ebola. E poi c'è il capitolo Putin. Riammesso al consesso del G20 dopo l'annessione della Crimea, si è presentato scortato da navi da guerra e se n'è andato in anticipo con la scusa che il viaggio di ritorno era lungo e doveva dormire. In due giorni scarsi quasi tutti i leader l'hanno invitato ad allentare la pressione sui confini ucraini. Se la Russia continua a destabilizzare l'Ucraina ci saranno nuove misure, nuove sanzioni, dice Cameron, consapevole che comunque con Putin bisogna mantenere un canale aperto perché la Russia è un interlocutore nella crisi siriana e nella lotta contro il sedicente Stato Islamico. E a proposito però di crisi ucraina, proprio poco fa il presidente ucraino Poroshenko ha affermato: noi siamo pronti a combattere una guerra totale contro la Russia. Altra benzina quindi lanciata in questa crisi che può diventare praticamente esplosiva in Europa. Il neo presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha inviato a Matteo Renzi, in qualità di presidente di turno dell'Unione europea e al vertice dell'Europarlamento, una lettera in cui promette la svolta sulla crescita, una lettera datata in realtà 12 novembre scorso e che conterrebbe l'illustrazione del programma 2015 della nuova Commissione. Fra gli obiettivi, quel famoso pacchetto di aiuti che tutti attendono da 300 miliardi di euro, pronto entro la fine dell'anno. Non una parola però sarebbe stata pronunciata su austerità e controllo dei conti. Sentiamo. La metafora, se volete, è abbastanza scontata, ma forse bisognava andare agli antipodi, in Australia, per vedere davvero l'Europa cambiare verso, abbandonando il rigore a favore della crescita. Prendete ad esempio questa lettera, come vedete è datata 12 novembre, mercoledì scorso. È stata mandata dal neo presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e dal suo vice, Timmermans, a Matteo Renzi, in qualità di presidente del semestre europeo, e a Martin Schulz, come presidente dell'Europarlamento. E vi è scritto chiaramente che anche per evitare un'ulteriore disaffezione dei cittadini nei confronti dell'Europa sarebbe il caso di avviare il prima possibile quel famoso piano di investimenti da 300 miliardi di euro del quale Juncker va parlando da giugno, quando ha avuto in tasca la nomina presidente della Commissione europea. Musica per le orecchie di Renzi, a cui si aggiungono, nero su bianco, anche l'impegno a rivedere certe norme e regole un po' troppo stringenti, a mettere mano a un sistema fiscale che sia più equo per tutti, ma soprattutto ciò che Juncker chiede sono osservazioni e pareri su dove convogliare gli investimenti, dall'ambiente all'agenda digitale, alle politiche sull'immigrazione da condividere davvero. E così non sorprende che, ai margini dei lavori del G20 di Brisbane, Juncker e Renzi si siano incontrati e abbiano parlato a lungo, in barba a chi sosteneva che i due fossero ai ferri corti. Vuoi per le battute sull'Europa dei burocrati di Renzi, vuoi per l'imbarazzo del presidente della Commissione europea alle prese con lo scandalo lussemburghese LuxLeaks, per il quale, fra l'altro, il democratico Gianni Pittella, responsabile del gruppo socialista, ha chiesto immediate e chiarificatrici spiegazioni. Tant'è che c'era già chi profetizzava la prossima bocciatura della nostra legge di stabilità come sorta di ritorsione. Se questo accadrà lo vedremo dal prossimo 24 di novembre. Per ora, comunque, entrambi portano a casa un progetto comune. Se ne riparlerà al prossimo vertice a dicembre a Bruxelles, per partire poi nel 2015. Dalla Siria l'ennesimo annuncio shock degli jihadisti dello Stato Islamico. È stato infatti decapitato il quinto ostaggio, l'americano Peter Cassi, che nel video dei terroristi viene anche mostrata la decapitazione di 15 soldati siriani.
Il libro degli orrori dei tagliagola del sedicente Stato Islamico si arricchisce di un ulteriore tragico capitolo. L'annuncio è affidato all'ennesimo video che abbiamo scelto di non mostrarvi e che gli stessi genitori della vittima hanno chiesto di non diffondere. Un uomo col volto coperto e l'accento britannico dice che la testa mozzata ai suoi piedi è quella del 26enne americano Peter Edward Kessig, ex ranger rapito nell'ottobre 2013 in Siria durante una sua missione umanitaria, convertitosi all'Islam durante la prigionia, se per scelta o per necessità, a questo punto non si saprà mai. La promessa di morte fatta dagli uomini di al-Baghdadi in occasione dell'ultimo video che mostrava la decapitazione di un ostaggio occidentale, il britannico Alan Henning, è stata dunque mantenuta. A nulla è servito l'appello con il quale i genitori di Kessig poco più di un mese fa si erano rivolti direttamente all'autoproclamato califfo Abu Bakr al-Baghdadi per riuscire a contattare il figlio chiedendo clemenza. Il boia sarebbe ancora il jihadista John, l'incappucciato dall'accento inglese che secondo il Mail on Sunday sarebbe stato ferito la settimana scorsa in un raid aereo mentre partecipava ad una riunione dei leader del gruppo terrorista. Circostanza quest'ultima non confermata dal Ministero degli Esteri britannico, ma che genera non pochi dubbi sulla data del video. Il filmato dell'esecuzione, la cui autenticità è stata confermata dagli Stati Uniti, mostra anche la decapitazione di almeno 15 soldati dell'esercito siriano prigionieri. Il premier britannico David Cameron su Twitter si è detto inorridito per la decapitazione. Intanto sul campo la coalizione anti-ISIS qualche risultato sembra ottenerlo. Oggi infatti l'esercito iracheno è entrato nella raffineria di Bijih, la più grande del paese, strappata agli uomini dell'autoproclamato Stato Islamico. E l'Italia fornirà 4 caccia Tornado alla coalizione internazionale che combatte contro i jihadisti dello Stato Islamico. I caccia, afferma il ministro della Difesa Roberta Pinotti, comunque verranno utilizzati solo con funzioni logistiche e di intelligence. Una notizia che però non piace al Movimento 5 Stelle, che afferma il governo riferisca in Parlamento. L'Italia è entrata in guerra, il governo riferisca subito in Parlamento. 5 Stelle all'attacco dopo la notizia del prossimo invio di 4 Tornado italiani in supporto alle operazioni contro l'ISIS in Iraq e in Siria. I grillini della Commissione Difesa di Montecitorio accusano il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, di avere bypassato il Parlamento, dando il via libera ad una missione non autorizzata da nessun voto delle Camere. L'unica risoluzione approvata lo scorso 20 agosto, ricordo le 5 Stelle, riguardava l'invio di armi alla resistenza curda, mentre ora la missione è composta da 400 uomini, 4 Tornado, 2 Predator e un numero imprecisato di armi controcarro. Polemiche strumentali e prive di fondamento, replica il presidente della Commissione Difesa del Senato Nicola Latorre, PD, visto che gli aerei non parteciperanno attivamente al conflitto ma avranno solo funzioni di supporto ad operazioni di ricognizione ed intelligence. Il voto del 20 agosto, ricorda Latorre, dava mandato al governo per mettere a disposizione della coalizione anti-ISIS tutti i mezzi necessari. Un nuovo voto servirebbe solo se venisse presa in considerazione la partecipazione dei nostri mezzi al conflitto. Niente di tutto questo, tanto più che, fanno sapere fonti militari, l'utilizzo dei Tornado era stato già preannunciato dal ministro Pinotti nell'audizione parlamentare del 16 ottobre. I 4 Tornado andranno nei prossimi giorni a schierarsi in Kuwait ed avranno il compito di potenziare l'opera di ricognizione di intelligence, ma non parteciperanno a bombardamento. È stato liberato il tecnico italiano Gianluca Salviato, rapito in Libia 8 mesi fa, il 22 marzo del 2014. Lo ha comunicato la Farnesina e l'annuncio arriva peraltro a 3 giorni di distanza dalla liberazione di un altro tecnico italiano, Marco Vallisa, che era stato rapito in Libia a luglio. Solo lavarsi i denti e respirare l'aria mi sembra la cosa più bella della vita. Ieri mattina ero ancora circondato da 20 carcerieri dentro una stanzetta. Così Gianluca Salviato ha confidato ad un amico la sua gioia per la ritrovata libertà dopo 8 mesi di prigionia in Libia. Liberato la notte scorsa, il tecnico italiano rapito il 22 marzo ha già lasciato Roma con la moglie per ritornare a casa in Veneto, a Trebaseleghe, in provincia di Padova. Qui l'aspettano la madre ed i fratelli. Salviato, prima di partire, ha ringraziato il personale del Ministero degli Esteri. Siete stati fantastici, siete degli uomini eccezionali. Gianluca Salviato stanotte è rientrato in Italia libero, ha commentato su Twitter il ministro degli esteri Gentiloni. L'uomo era stato rapito a Tobruk, nella Cirenaica, regione orientale della Libia, dove lavorava per una ditta friulana che opera nel settore delle costruzioni. Per Salviato, che ha 48 anni, c'era stata particolare apprensione, soffre di diabete e al momento del rapimento le medicine
medicine per lui vitali erano rimaste nella sua auto. Sono stato trattato bene dai miei rapitori, tutti fondamentalisti islamici, hanno provveduto anche ai farmaci di cui ho bisogno, ha detto ai magistrati romani che l'hanno ascoltato per 3 ore. La procura ha aperto un fascicolo per sequestro di persona con finalità di terrorismo internazionale. Dopo gli incidenti e le polemiche dei giorni scorsi, teso faccia a faccia oggi davanti alle telecamere fra il sindaco di Roma Marino ed una rappresentanza degli abitanti di Tor Sapienza. Il sindaco si è difeso dalle accuse di non aver fatto nulla per le periferie romane e ha ribadito il valore però nella legalità dell'accoglienza. Ma la protesta, sia pure in questo caso con toni civili, si sposta ora anche all'Infernetto, che è un quartiere a sud di Roma, mentre sulla situazione delle periferie romane oggi è intervenuto anche il Papa. Distenderà infine gli animi la visita di poco fa all'Infernetto con Ignazio Marino, che a sorpresa riesce a far incontrare le due parti in causa, gli abitanti del quartiere e i giovani immigrati arrivati da Tor Sapienza? Si chiude così stasera la settimana di passione del sindaco di Roma, che ora può concentrarsi sulla battaglia personale col PD e sul suo futuro imminente. Oggi ha dato l'assalto ai mass media, ma la domanda che scotta Lucia Annunziata riesce a fargliela solo alla fine. Ho in programma da molto tempo di riallocare alcune delle capacità e dei talenti che stanno nella giunta. Quindi praticamente dice di sì, rifarà la giunta. No, ma questo lo sa il Partito Democratico, lo sanno anche gli altri partiti della maggioranza. L'obiettivo non è le poltrone, l'obiettivo è fare quello che chiedono queste persone. Ho capito, ma la mia domanda è, se le chiedono di azzerare la giunta e di rifarla, lei lo fa sì o no? Perché non si può girare intorno a questa roba. Nessuno mi farà questa richiesta, quindi io non dovrò rispondere. In mezz'ora il sindaco chiede alla gente di Tor Sapienza una mano per uscire dall'angolo. Se noi, come abbiamo ragionato l'altra sera, ad esempio nel centro di accoglienza che sta a Tor Sapienza, cerchiamo di accogliere invece che uomini soli, delle donne con i loro bambini o dei nuclei familiari, persone che, glielo dico davvero... Io sono sicura che la situazione non cambia. No al razzismo, ma basta con l'illegalità, siamo oltre ogni sopportazione, fatti e non parole esigono i cittadini, dando atto a Marino che il degrado lì è cominciato ben prima del suo arrivo in Campidoglio. Lui ricorda che gli unici soldi veri li ha spesi per le infrastrutture nelle zone periferiche e assicura scelte condivise fin dal colloquio con una delegazione del quartiere giovedì. Per il sindaco, all'origine della crisi delle periferie con problemi legati all'immigrazione ci sono i progetti di accoglienza del Viminale. Nel Lazio accogliamo quasi il 22% tutti gli immigrati d'Italia e a Roma quasi il 90%. È possibile che a Roma noi dobbiamo avere 1 su 5 di tutti gli immigrati che giungono in Italia? Poco prima, da San Pietro, Bergoglio avvertiva sui pericoli del momento. Invito le istituzioni di tutti i livelli ad assumere come priorità quella che ormai costituisce un'emergenza sociale e che, se non affrontata al più presto e in modo adeguato, rischia di degenerare sempre di più. Ci sono novità, si spera, positive per l'Ilva, la più grande acciaieria, azienda italiana dell'acciaio, che, come sapete, è in grave crisi, che solo a Taranto occupa ad esempio oltre 11.000 persone. Infatti in arrivo un'offerta non vincolante ancora della multinazionale dell'acciaio ArcelorMittal e del gruppo siderurgico Marcegaglia. Sentiamo. Da poche settimane è riuscita a evadere le fatture arretrate con i fornitori. Fra un mese dovrà pagare ai suoi dipendenti lo stipendio di novembre, la 13ª e la quota del premio di risultato. L'Ilva a quel punto tirerà fuori parecchi soldi e spera, lei intesa come chi la guida, chi ci lavora e Taranto, di farlo avendo almeno la minima idea del suo futuro. Una settimana ancora e pare che la tanto attesa offerta, sebbene non vincolante, del gigante indiano ArcelorMittal, che per le stranezze del destino ha sede in Lussemburgo, dove le tasse pesano come piume, ebbene sì, arriverà. E nella cordata, come noto, ci sarà anche lei, che è stata numero uno di Confindustria, che ora è presidente dell'ENI, ma che al richiamo dell'acciaio, cosa di famiglia, non può dire di no. La Marcegaglia, intesa come Emma, da un anno è al vertice dell'azienda siderurgica con il fratello dopo la scomparsa del padre Steno. Ma la Marcegaglia, intesa come azienda, non se l'è passata benissimo ultimamente causa crisi. Proprio a Taranto, guarda caso, lo stabilimento di gruppo che produce pannelli fotovoltaici ha agguantato l'accordo per la proroga della cassa integrazione per 90 lavoratori. L'Ilva resterà in perdita forse ancora per un anno, i debiti restano, così come i costi per risanare l'ambiente e rimettere in piedi l'impianto. La partita
è difficile. Stringi stringi, il tentativo è che l'Ilva resti nell'orbita di una delle grandi famiglie del capitale tradizionale e nazionale, almeno in parte. Ma l'esito di giochi a incastri è molto più complicato di quanto si pensi, anche perché proprio la partita sull'acciaio italiano è unica. Terni, vertenza andata sotto traccia per mesi, ora drammaticamente alla ribalta, e Lucchini. Piombino qualcuno ogni tanto se la dimentica, rumori lontani, ma l'azienda, reduce dall'infelice stagione della gestione russa, ora è nel mirino del magnate indiano Jindal. Nell'eventone di Brisbane, Renzi e il premier Modi ne avrebbero parlato. E la possibilità che l'Italia favorisca l'investimento indiano in cambio di un atteggiamento di maggiore apertura nel caso dei fucilieri di Marina non pare più così assurdo. Forse perché sull'acciaio è difficile non pensare a un patto. Allora, periferie d'Italia, sarà questo il titolo del nuovo appuntamento della Gabbia che andrà in onda sulla nostra emittente alle 21.15. Ora una breve pausa. E allora, non ci sono aggiornamenti importanti di notizie, vi lascio a Maurizio Crozza, Crozza nel Paese delle Meraviglie, subito dopo la Gabbia. Arrivederci.